Rapina col taglierino puntato alla gola è successo in via Ghega, arrestato dalla polizia dopo un inseguimento a piedi, un 18enne pakistano, il complice è ancora in fuga. Da Porto Vecchio a Porto Vivo, ecco la trasformazione nel dettaglio, spiegata davanti allo speciale plastico dell'assessore Bertoli, appuntamento stasera a Rin. Bagni unisex al liceo Galilei di Trieste, fra bufera politica, fra centrodestra opposizioni e pareri degli studenti, al centro del caso innescato dalla decisione della preside. Beppe ha sbagliato, così il senatore Patuanelli ha commentato a Ring la querela interna del partito fra il fondatore genovese e il leader Conte, motivando il perché della sua posizione. Il referendum sull'autonomia differenziata avrebbe potuto mettere in discussione anche la nostra specialità regionale, così il governatore Fedriga, dopo il no dell'Aula. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha premiato Don Ettore Malnati nell'Aula del Consiglio Comunale per i suoi 50 anni da parroco di Sion. Presentato oggi il Big Science Business Forum, che dal 1 al 4 ottobre vedrà il Generali Convention Center del Porto Vecchio come punto di incontro fra ricerca e impresa. Buonasera, buonasera, bentrovati alla nuova edizione del telegiornale serale di Tele 4. Iniziamo subito con la cronaca, perché è stato arrestato uno dei due rapinatori pakistani che giovedì scorso hanno rapinato un giovane siriano in via Ghega a Trieste, puntandogli un taglierino alla gola. Bloccato contro il muro in via Ghega, minacciato con un taglierino puntato al collo, derubato dei 200 euro che aveva con sé. E questa l'inquietante dinamica che sembra uscita da un telefilm di una serie crime della rapina avvenuta in via Ghega nella serata di giovedì scorso ai danni di un 27enne siriano. È stata la vittima ad allertare i poliziotti, una pattuglia del reparto prevenzione crimine di Padova in supporto a Trieste per i noti servizi di prevenzione nella zona della stazione centrale. Il giovane ha raccontato i fatti spiegando di essere stato rapinato da due soggetti armati di taglierino. I due criminali, peraltro per nulla spaventati dalle potenziali conseguenze della grave aggressione, stazionavano ancora nelle vicinanze come se nulla fosse accaduto. Ed ecco che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. La coppia, nel tentativo di sfuggire alla polizia, si è separata. Uno ha iniziato a correre in direzione di Piazza Oberdan, l'altro in via Trento. Quest'ultimo è stato in breve bloccato a terra e perquisito. Addosso gli sono stati trovati 180 euro in contanti, immediatamente sequestrati. Si tratta di un pakistano di 18 anni che non ha voluto in alcun modo collaborare, anzi ha sferrato diversi calci e pugni al vetro protettivo della camera di sicurezza del commissariato di San Sabba, dove è stato recluso in stato d'arresto temporaneamente in attesa del trasferimento in carcere. I colpi sono stati talmente violenti da provocare la rottura e lo scardinamento del vetro di protezione stesso. Dunque, oltre al reato di rapina in concorso, per cui rimane ancora latitante l'altro soggetto, è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato. In relazione al profilo di pericolosità dell'arrestato, si legge nella nota di polizia, la questura ha in corso di elaborazione e l'adozione di una idonea misura di prevenzione. Allora, con la cronaca ci spostiamo a Gorizia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 500.000 euro a un goriziano dedito alla promozione e alla vendita di una criptovaluta da lui creata. I reati ipotizzati sono quelli di abusivismo finanziario ed autoriciclaggio. L'indagine ha permesso di individuare una persona risultata plurintestataria di conti gioco che venivano ricaricati con ingenti somme di denaro del tutto sproporzionate rispetto al reddito dichiarato dallo stesso. Il soggetto si serviva di un proprio sito web, dei social network, e proponeva alle ignare vittime la vendita di una nuova criptovaluta che veniva proposta come forma di investimento per ottenere ottimi guadagni. Dopo aver convinto decine di persone a investire, l'indagato avrebbe restituito solo in parte le somme incamerate, appropriandosi in tal modo complessivamente di oltre mezzo milione di euro. Torniamo con la cronaca in provincia di Trieste, perché i carabinieri della compagnia di via Hermet hanno arrestato un passer. Erano impegnati in controlli di retrovarico in quel di Caresana e hanno incrociato un furgone con targa slovacca con i vetri oscurati che, appena fatto ingresso in territorio italiano proveniente dalla Slovenia, tentava appunto di sfuggire ai controlli. Una volta fermato, oltre al proprietario del mezzo, c'erano 9 cittadini turchi privi dei documenti di identità a bordo del furgone. L'operazione, che poi è stata attivata con la Procura della Repubblica, ha condotto all'arresto del soggetto e al sequestro del veicolo utilizzato. Lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina da parte di soggetti senza scrupoli, scrivono i carabinieri, rimane un fenomeno ampiamente diffuso, sebbene operato con modalità
differenti rispetto al passato, ovviamente, quindi arresto e poi cittadini tuschi affidati alle associazioni che si occupano di accoglienza sul territorio. Stasera a Ringa, ore 21:10, si parla della trasformazione di Porto Vecchio in Porto Vivo. Il nostro vice direttore Ferdinando Avarino ha intervistato l'assessore alla trasformazione del Porto Vecchio, Everest Bertoli, davanti al plastico del futuro Porto Vivo. Quindi nel dettaglio ci spiegherà le varie parti dell'area dell'ex Porto Asburgico che verranno trasformate e come. Un'anticipazione. E questa invece? Questa invece ne siamo prendiamo, vicino ovviamente al e mare. Qui siamo vicino al mare, ne prendiamo questo, ma anche questi due a questo punto. Mm. Questi primi quattro magazzini fronte mare avranno lo sviluppo per tutto il piano terra, ci saranno circa 22.000 metri quadrati di aree commerciali, sia alimentare sia soprattutto non alimentare, di alto livello. Cercheremo di dare a Trieste così fronte mare, cercheremo di offrire quello che manca a Trieste oggi. Oggi Trieste è una città meravigliosa sul mare, che non ha le spiagge, che non ha i ristoranti sul mare e che non ha un commercio di marchi famosi, ne faccio l'esempio, per esempio il Gucci, Prada e tutto. Cercheremo di offrire questa gamma di servizi alla città di Trieste. Ristoranti? No. Sì, assolutamente. Anche ristoranti anche questi qua. Quello okay. Che non nascerà, perché l'abbiamo già indicato, nel 2020, nel 21 il piano regolatore, non ci saranno grandi centri commerciali, niente distribuzione grande. Punteremo molto sul piccolo e medio commercio, niente supermercati, siamo tranquilli. In quest'area qua, a questo punto, sarà una delle due marine che nasceranno e calcoleranno circa 500 posti barca e quasi 3.000 metri quadrati di area servizio, sia dei circoli canottieri, ma soprattutto nascerà quello che a Trieste manca oggi. Sapete benissimo che per andare a far benzina dobbiamo andare o a Muggia oppure addirittura all'estero. Ecco, ci sarà la pompa di rifornimento di benzina, le batterie elettriche e soprattutto anche un'area a disposizione per i servizi di rimessaggio. Nasceranno anche, è vero, delle abitazioni con un numero estremamente ridotto. Parliamo, a seconda se prevarrà il taglio tra monolocale, bilocale e trilocale, parliamo da 200 a 300 abitazioni per le famiglie. Nulla di più in quest'area, così come saranno compresi poi anche 50 senior housing, questa novità, ovvero 50 appartamenti a disposizione degli anziani autosufficienti con tutti i servizi necessari a loro favore, per esempio anche le infermiere. Ma nasceranno anche, e qui passiamo però poi dovremmo spostarci più in là quando ci arriviamo di vostro, completiamo la seconda fila. Nasceranno anche 300 alloggi per gli studenti. Questo è il grande, la grande, lo dico con una battuta, la grande speculazione immobiliare. Quindi questo vedremo a Ring, poi il talk in studio con Massimo Codarin di Fratelli d'Italia, Riccardo La Terza di Adesso Trieste, Rosanna Pucci del PD e Stefano Bernovic della Lega. Torniamo invece a parlare del caso dei bagni unisex al liceo Galilei di Trieste, decisione legata all'autonomia scolastica che ha creato una certa polemica politica. Gli studenti in realtà sono abbastanza convinti sulla decisione. Sentiamo le voci raccolte da Gianluca Paladini. A me non è che cambia moltissimo, perché io insomma sono qua già, sono in quinta, sono già da 3 anni qua, sono abituato ad andare nel mio bagno, che insomma è quello che è sempre stato per i maschi. È una cosa giusta, più che giusta, per le persone magari appunto che non si identificano come binariamente maschio e femmina, secondo me è una cosa giusta. Indifferenza per gli studenti non è un problema, oppure commenti favorevoli, almeno secondo quanto emerge dalle interviste ad alcuni allievi del liceo Galilei di Trieste. In 2 bagni su 6 dell'istituto possono entrare sia maschi che femmine. È l'ormai nota sperimentazione adottata dalla preside, che sta facendo tanto discutere e che in poche ore ha richiamato l'interesse nazionale a causa delle polemiche che si sono scatenate soprattutto nel mondo della politica. Ma mentre fra molti genitori c'è una spaccatura sul tema, i diretti interessati, i ragazzi e le ragazze, non vedono un problema la condivisione del bagno e ci hanno spiegato perché. Io personalmente non ho alcun problema, quindi per me è uguale. Ma anche secondo me in realtà non è un grande problema, ecco. Cioè, vediamo, è un bagno, insomma. Non mi cambia molto, l'unico problema sarebbero gli urinali, perché i maschi ovviamente c'hanno gli urinali lì in bagno, non vengono utilizzati più con i bagni unisex, però tranne quello non mi cambia molto. Vabbè, è una buona idea e per la parità, penso. Non mi cambia niente, cioè sinceramente non ne penso, mi va bene qualsiasi cosa. No, non è un disagio? Non è un disagio, no. Secondo me non ci sono problemi a riguardo. Ok.
Neanche secondo me. Va benissimo così com'è. Cioè, se c'è un bagno unisex va bene, se non c'è va bene lo stesso, se qualcuno lo chiede che lo mettano. Tra tutti i problemi che la scuola c'ha, forse questo, non lo so, sarebbe stato meglio. Cioè, non è okay, urgenza. Non è urgenza, esattamente. Con tutto quell'altro che c'è da pensare in questa scuola. Per me è totalmente indifferente. Non cambia nulla, sono bagni tranquillissimi. Penso che dagli studenti questa sperimentazione sia stata in realtà accolta bene. Cioè, le ragazze giustamente hanno presentato le loro perplessità, ma che la dirigente era aperta ad accogliere. Penso che, e quello che ritrovo più ingiusto, sia una polemica sterile sul nulla. E la cosa che trovo più ironica è che la definiscono una cosa ridicola, e l'assessore all'istruzione l'ha definita uno strumento di propaganda. Mi sembra che in realtà loro stiano usando questo come loro propaganda contro la scuola. Sentiamo appunto invece le voci della politica. Quello dei servizi igienici unificati fra maschi e femmine in un piano del liceo scientifico Galilei di Trieste è diventato un caso politico. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, nel commentare questa scelta e il dibattito che ne è scaturito, riporta il tutto su un piano di priorità che l'ente pubblico sta perseguendo nei confronti del mondo della scuola, evidenziando altresì che la misura ideata dalla dirigente del liceo sia puramente ideologica più che pratica. Penso che le priorità della scuola siano altre e noi continuiamo a lavorare, mettere anche finanziamenti all'interno del mondo della scuola, seppur non sia di nostra competenza, per migliorare il servizio educativo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Sicuramente il bagno senza genere non penso che sia una delle priorità dei nostri ragazzi e dei nostri ragazzi, penso che sia una misura molto ideologica. Di tenore ho posto il commento della consigliera di Patto per l'Autonomia Giulia Massolino, che difende la scelta della preside e quindi la sperimentazione avviata. Non riguarda tutti i bagni e si tratta di una sperimentazione, quindi saranno le persone che usano queste strutture a decidere se la cosa risulta comoda o meno o se crea dei disagi. Riteniamo che questa sia una strumentalizzazione politica veramente becera e che in realtà il grande sforzo della scuola verso le carriere alias, quindi uno sforzo di inclusione verso tutte le persone che non si riconoscono nel genere che è stato assegnato alla nascita oppure in un genere o nell'altro, sia veramente encomiabile. Quindi avanti, forza preside. A fare eco il presidente della regione, l'assessore Rosolen, che rimarca l'importanza del tema di fondo ma non il metodo utilizzato in questa occasione. Credo che i diritti e l'eguaglianza siano temi importanti da discutere sicuramente in classe. A me non piacciono mai le esternazioni e le azioni improvvisate che non rientrano in un contesto e che generano discussione sicuramente, che delego però agli alunni e ai genitori degli alunni commentare. Con un piccolo appunto, i bagni misti sono sempre esistite, non è nemmeno questa una così grande innovazione da doverla etichettare, a meno che non si voglia trasformare questa grande rivoluzione in un atto politico. La politica invece a livello più nazionale, Beppe Grillo sta sbagliando, così il senatore triestino del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, in merito alla querela che si è aperta fra Grillo e leader del partito Giuseppe Conte alla vigilia della costituente del soggetto politico. Parole rilasciate a Ring. E certamente quindi oggi vedere questo scontro e anche questa, la crudezza di questo scontro, a mio avviso una parte di irrazionalità di questo scontro non mi fa stare bene, cioè, perché penso che Beppe stia sbagliando. Penso che abbia sbagliato il modo con cui si è approcciato alla costituente. È stato chiaro, cioè lei ha detto penso che Beppe stia sbagliando, cioè a sbagliare tra i due Grillo, perché? Sì, e adesso cerco di spiegarlo, intanto perché del percorso della costituente, cioè, questo grande scontro nasce con la prima lettera di Grillo che scrive a Conte: apprendo che stai facendo, vengo a sapere che stai facendo questo percorso, vorrei saperne di più, e con alcune perplessità. In realtà Beppe di questo percorso è stato informato il venerdì successivo alle elezioni europee. Sbaglia perché poi l'ha messa sul piano legale, è stato lui, poi ha fatto il simbolo Movimento 5 PEC per irridere un po' la, ma la prima l'ha mandata lui.
e ha avuto una risposta altrettanto formale, dove si mette in evidenza il fatto che quando c'è un contenzioso con se un soggetto ha un contenzioso con il Movimento 5 Stelle, per statuto non può avere incarichi dal Movimento 5 Stelle, e quindi si mette in discussione il suo incarico di consulente. Sì. Esatto, cioè è lui che si è messo, e per questo dico che sta sbagliando, perché è un processo veramente partecipato e partecipativo. Ci sono state 22.000 proposte da parte dei nostri iscritti, che determineranno poi le proposte da fare all'Assemblea, e poi ci sarà il voto dell'Assemblea. Io credo che mai come in questa fase ci sia una vera partecipazione dal basso al rilancio, quello che noi proviamo a far diventare un rilancio della proposta politica del Movimento 5 Stelle. E in questa fase Grillo contesta la partecipazione e la trasparenza, quindi sbaglia. Autonomia differenziata e non solo nelle parole di questa mattina del Presidente della Regione. Le sentiamo nell'intervista di Bernardo Gulotta. E noi vogliamo difendere l'autonomia del Friuli-Venezia Giulia. Se passasse un referendum contro l'autonomia differenziata, vorrebbe mettere in discussione tutte le autonomie, anche quelle speciali. Noi non possiamo permettere che la nostra specialità, che ci permette oggi di dare risposte alle imprese, risposte ai cittadini, i contributi che diamo, le infrastrutture che facciamo, non ci siano più. Chi utilizza in modo diciamo molto speculativo dal punto di vista politico il referendum contro l'autonomia differenziata, oggi sta giocando col fuoco sulla pelle e sulle spalle dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Con queste parole il presidente della regione Massimiliano Fedriga ribadisce il concetto espresso già ieri nell'aula del consiglio regionale dalla maggioranza di centrodestra riguardo alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata e la richiesta delle opposizioni di un referendum abrogativo su tale norma. La maggioranza si è dimostrata compatta in tal senso, scansando i pericoli di una perdita di autonomia e il paventato squilibrio che si potrebbe verificare a livello nazionale. Un altro tema che il governatore ha affrontato oggi è quello della riorganizzazione della base di Aviano e il possibile esubero di 44 lavoratori. No, ma stiamo già lavorando su tutte anche queste diciamo criticità lavorative che ci sono. Fortunatamente abbiamo un sistema forte di grosse crisi in Friuli-Venezia Giulia, oggi di fatto le abbiamo risolto, le stiamo risolvendo tutte, ma ovviamente dobbiamo mettere il contributo regionale anche su diciamo numeri più piccoli ma comunque gravi, perché coinvolgono i cittadini della nostra regione. Quindi noi abbiamo un'interlocuzione, abbiamo già iniziato un'interlocuzione per cercare di trovare delle soluzioni. Rescue People, Saving People e ICS assieme per presentare il risultato di un anno di collaborazione a Trieste sulla gestione dell'accoglienza diffusa dei migranti. Sentiamo. Chi viene a Trieste, i volontari da tutta Italia e anche dal resto d'Europa, hanno due sensazioni fortissime. La prima è una grande commozione, una grande esperienza, cioè si sentono molto coinvolti nell'attività che facciamo e anche nell'organizzazione che siamo riusciti a mettere in piedi. Ma dall'altra hanno una sensazione impressionante della città, di questo degrado, di questa freddezza, di questa violenza istituzionale, della non volontà di trovare appunto delle soluzioni a problemi molto, molto semplici. ICS Rescue, People Saving People hanno illustrato l'esperienza di collaborazione durata un anno a Trieste sull'assistenza ai migranti che arrivano in città attraverso la rotta balcanica. Restare umani a Trieste è il titolo del rapporto presentato oggi al Circolo della Stampa. Volontari da tutta Italia e non solo di Rescue hanno affiancato e in certi casi sostituito gli operatori di ICS nella gestione degli aiuti ai migranti. Tra i principali aspetti emersi da questa collaborazione, hanno affermato i referenti di Rescue, il buon funzionamento dell'accoglienza di diffusa e l'abbandono da parte delle istituzioni dei migranti che arrivano nel capoluogo regionale. La prima cosa è che l'allarme su Trieste, praticamente abbiamo, conoscendo la città e il territorio, ci è sembrato assolutamente un allarme ingiustificato. La seconda cosa che abbiamo scoperto è la ricchezza di una rete di realtà che si occupano delle persone migranti, che sono comunque una realtà non impossibile da affrontare. La terza cosa, che questo ci ha lasciato molto, come dire, tristemente impressionati, è che questa rete non gode di nessun aiuto da parte delle istituzioni. Allora, un lungo applauso ha fatto da cornice oggi al saluto che il sindaco di Piazza ha voluto riservare a Don Ettore Malnati per i suoi 50 anni di impegno nel mondo ecclesiastico e sociale. A Don Ettore è stata donata una targa di riconoscimento.
Quando a significare molto più di mille parole è un lungo applauso, il senso dell'affetto e della riconoscenza assume un valore più profondo e altresì sincero. Un applauso che ha accompagnato Monsignor Ettore Malnati per tutti Don Ettore nel suo saluto e ringraziamento alla città, alla sua comunità e alla riconoscenza attribuitagli dal sindaco di Piazza e come lui le tante persone che lo hanno saputo apprezzare. La targa che gli è stata consegnata dalle mani del primo cittadino è solo un elemento a coronamento dei 50 anni di attività, prima a San Giovanni e poi a Sion, dove Don Ettore è diventato un punto di riferimento tanto per il rione di San Vito quanto per tutto il mondo ecclesiastico cittadino. Trieste rimane dentro, è parte di me. Io, come ho detto, non sarei ciò che sono senza Trieste, nel bene e nel male. Io non sono un santo, sono un povero Cristo che cerca di essere migliore, ma come tutti porto con me quelle che sono le mie fragilità. Ma anche la consapevolezza di aver reso migliori gli altri. Gli altri hanno reso migliore me, non so se io ho reso migliore gli altri, ma gli altri sicuramente hanno reso migliore me. E quindi un grande, grande grazie a Trieste e a tutto il Friuli, Venezia Giulia. Per me è la persona più importante della città, ho passato con lui dei momenti straordinari della mia vita, dei momenti anche drammatici, quando ho perso la mamma, il papà. La Lucia, tua sorella. La Luisa, mia sorella. Luisa. Però volevo dirti, Don Ettore è veramente una persona straordinaria e oggi lo ha dimostrato alla città l'abbraccio che gli ha dato, veramente straordinario. Tu sei un grande amico, non da oggi. Da sempre, e rimarrò sempre. Sì, ricordati grazie. Che la porta di casa mia è sempre aperta. Te raccomando i cani, tieni da conto. Tranquillo. Vabbè. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Una parte del nostro telegiornale, presentato oggi il Big Science Business Forum che dal 1 al 4 ottobre vedrà Generali Convention Center in Portovecchio come punto di incontro fra ricerca e imprese. Conto alla rovescia per il Big Science Business Forum, l'evento internazionale in programma a Trieste dal 1 al 4 ottobre che mira ad ampliare le prospettive future per la creazione di un mercato europeo della Big Science che vale circa 10 miliardi di euro l'anno. Il forum, promosso dalle 10 principali Big Science Organization europee, è stato presentato oggi a Trieste nella sede della regione Friuli Venezia Giulia. Questo dà una dimensione di internazionalizzazione a questa città della scienza che tu hai citato, che non è da poco. Parliamo di infrastrutture di ricerca, single site, investimenti molto grossi. Insomma, pensate al CERN, che alla base ha un accordo intergovernativo di tantissimi stati. Quindi pensate la spinta che questa visibilità può dare al territorio, diciamo, regionale. Quindi questo è molto importante e la cosa estremamente importante è la spinta al dialogo fra la parte ricerca e la parte innovazione e industria, che poi è quella che diciamo, crea il benessere del cittadino alla fine, assicurando uno sviluppo sia in ambito ricerca ma anche in ambito industriale che poi crea anche posti di lavoro. Prevista la partecipazione di almeno 1000 delegati provenienti da 500 organizzazioni, al Generali Convention Center saranno allestiti 163 stand con 245 espositori, 14 i padiglioni nazionali, 29 i paesi presenti. Il forum prevede 6 sessioni plenarie e 16 sessioni parallele, attesi 150 speaker da tutta Europa, in programma anche incontri B2B e visite in alcuni centri di ricerca tra Italia e Slovenia. Il Big Science Business Forum è ospitato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Ilo Network Italia. Allora, importante appuntamento che unisce impresa e italianità all'estero, quello andato in scena alla MIB School of Management di Trieste. 160 discendenti di emigrati italiani provenienti da 17 paesi del mondo si sono ritrovati a Trieste perché negli anni hanno partecipato al programma Origini della MIB School of Management, un percorso che in due decenni è stato in grado di sostenere 380 giovani discendenti di emigrati italiani da 19 paesi diversi del mondo. È un'opportunità che MIB ha saputo cogliere con la collaborazione fondamentale della Regione Friuli Venezia Giulia prima e dell'agenzia ICE poi, per valorizzare questi legami che la regione, l'Italia, ha con tanti discendenti di emigrati degli scorsi decenni, anche dello scorso secolo, ma che non avevano avuto la possibilità di mantenere in vita queste relazioni
con il nostro paese, con la nostra regione, anche da un punto di vista economico, imprenditoriale e commerciale. Attraverso il programma i partecipanti hanno avuto l'opportunità di connettersi con le loro radici italiane, riscoprire il legame con il paese dei loro antenati e prepararsi ad affrontare le sfide del mondo globale, collaborando con imprese italiane e in particolare della nostra regione di grande prestigio. Il corso Origini per noi rappresenta un grande successo, un sogno per i partecipanti che hanno la possibilità dagli angoli più remoti del mondo, dai 5 continenti, di venire a Trieste per 5 mesi, di seguire una formazione specializzata di alto livello nell'export management e nello sviluppo imprenditoriale e che quindi permette alle aziende italiane di incrementare il volume delle vendite nei vari mercati del mondo. Allora, prima di chiudere la parte telegiornale, uno sguardo a quello che sta succedendo a Vitoria in Spagna, dove Trieste, la Pallacanestro Trieste sta affrontando il Baskonia di Tau Vitoria, squadra che gioca in Eurolega, situazione 66-53 per i padroni di casa in vantaggio di 13 punti, 2 tiri liberi per Jace Johnson, non sono della partita però Ross, Brown e Reyes, nessuno di questi sarà in campo in questo match, ovviamente si tende a preservarsi in vista dell'inizio del campionato con Milano il giorno 29 settembre a mezzogiorno, quindi situazione di punteggio 66-55 dopo il libero di Jace Johnson contro la formazione di Eurolega, domani vi daremo conto di come sarà finita la partita. È tutto per il TG, restate con noi per l'approfondimento.